A seguito degli assembramenti del 25 aprile, festa della liberazione e dei disordini scoppiati in piazza Santo Spirito, un'ordinanza del sindaco Dario Nardella ha stabilito lo stop alla movida dalle 16 alle 22 nelle piazze calde del capoluogo, piazza Santo Spirito, appunto, Sant'Ambrogio e piazza Strozzi e zone limitrofe. In queste tre aree durante il fine settimana sarà vietato lo stazionamento in piedi e l'utilizzo di bevande alcoliche, a meno che non si è davanti a un tavolino di un bar o di un ristorante. Eravate a corrente di questa ultima ordinanza del sindaco Dario Nardella? No, non eravamo a conoscenza. Diciamo, se gli ambienti sono all'aperto, le condizioni ci sono e rispetto un po' degli spazi e delle distanze c'è, credo che per evitare la movida è giusto che il sindaco faccia il suo, però bisognerebbe anche guardare le condizioni e l'impegno che fanno anche i ristoratori e tutti gli altri per garantire poi ai clienti di poter stare al meglio. In questo caso siamo a sedere, non vedo nulla di male, anche perché è il venerdì e quindi ci vuole uno sprizzettino. Penso che siamo in un regime fascista, quindi è meglio che non risponda, potrei averne delle conseguenze, non ho altro da dire. Io penso che dovremmo stare un po' più attenti agli assembramenti, perché ora che stiamo riaprendo, anche se ci sono vaccinazioni, c'è gli anziani vaccinati, sono d'accordo, però sto virus è maledetto. Noi al ristorante lo vediamo perché la gente si mette paura, non esce e facciamo il patatrac un'altra volta. Secondo me molto più controllo. E per evitare che il 1° maggio si verifichi ciò che è successo il 25 aprile, qui in piazza Santo Spirito, come nelle altre piazze, scese in campo anche la protezione civile e gli steward. Cosa ne pensa di questa nuova ordinanza partita oggi? Questa nuova ordinanza? Non so cosa possa servire. Io l'unica cosa che potrei dire è che il coprifuoco sarebbe ora di toglierlo, forse. Al tavolino con l'ombrello? Sì, è molto divertente, abbiamo bisogno di ridere in questo momento, tanti colori. Cosa ne pensate di questa ordinanza del sindaco? Mi fa piacere, un po' di vita, un po' di energia, guarda, così si inizia un po' a riprendere da questa situazione. Situazione sotto controllo per ora? Situazione sotto controllo? Super, sempre sotto controllo. Cosa vuoi che dica? Tanto posso dire qualsiasi cosa e non cambia niente.